Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Pokémon Sole e Pokémon Luna, oltre ad aver portato grandi novità concettuali nel mondo Pokémon, a mio parere hanno anche avuto il merito di riportare alla luce alcuni personaggi dei giochi che erano stati un po' accantonati in passato. Tra i tanti forse spicca Gary, tornato all'albero della lotta dopo moltissimi anni di assenza, oppure Myrton, Super 4 di Unima, che non ha mai avuto grande importanza e che ha ricevuto così una certa dose di popolarità. Quale potrebbe essere il passaggio ulteriore da fare però per Game Freak? Secondo me sarebbe un'idea azzeccata proporre in chiave videoludica alcuni personaggi esclusivi dell'anime, in modo tale anche da collegare un pochino i due mondi. Qualche passo è stato già fatto in realtà con il Greninja di Ash, ma si può sempre migliorare. In questo video faremo una classifica dei 5 personaggi che vi piacerebbe vedere in un ipotetico Pokémon Stars e che, fino ad ora, sono sempre rimasti vincolati solo all'anime. Se volete altri video riguardanti anche l'anime Pokémon appunto, lasciate tanti bei mi piace e commentate consigliandomi altri argomenti da trattare. Detto ciò, buona visione! Ok, forse non a tutti piaceva come personaggio ai tempi della regione di Hoenn, ma ehi, ha i presupposti per degli ottimi sviluppi all'interno di un'ipotetica trama secondaria. È il tipico secchione buono finché c'è di mezzo un libro, ma catapultato nella realtà si trova spaesato. Come nell'anime Brock lo aiuta nel suo viaggio svolgendo il ruolo di mentore, così anche in Pokémon Stars potrebbe avere il potenziale per diventare a fine trama un ragazzo completamente diverso da quello che potrebbe essere in partenza, il che gli donerebbe una caratterizzazione niente male e lo renderebbe particolarmente interessante. Personalmente lo vedrei bene come una sorta di trovato un po' più approfondito come personaggio e meno rompiballe, più che altro si spera. Sì, è vero, loro sono apparsi in Pokémon Giallo, ma insomma, di tempo ne è passato e la voglia di vederli in 3D, per quanto mi riguarda, è davvero tanta. Magari non necessariamente assillanti come nell'anime, potrebbero svolgere anche una semplice comparsa in qualche particolare missione del Dopolega, oppure apparire sotto qualche travestimento, strano come fanno di solito loro nel cartone. Sappiamo che a Game Freak piacciono queste idee malsane, quindi perché non attuarla? Sarebbe qualcosa di davvero curioso da vedere e potrebbe anche alludere, come tante altre cose nella settima generazione, alla regione di Kanto dalla quale proviene il personaggio giocante. Ah, e ovviamente io voglio Meow parlante, sia chiaro, cioè Team Rocket senza di lui non è nulla. Il campione della Lega di Kalos è un altro personaggio che, in un modo o nell'altro, nel gioco ci è entrato effettivamente. Difatti in Pokémon Rubino, Omega e Zaffiro Alpha, durante l'episodio Delta, se il giocatore si presenterà davanti a Rocco Petri con un bel Doom Shiny, il campione di Hoenn si immergerà nel ricordo di quando ebbe l'opportunità di combattere Rayquaza con un allenatore avente un Charizard nero che, per quanto ne sappiamo, solo Alan possiede in forma Mega Evoluta. Quindi, nel mondo videoludico, indirettamente potrebbe aver fatto la sua comparsa, a differenza magari di Max che non è nemmeno a casa con la madre e la sorella. Sarebbe interessante anche vedere un possibile ruolo nella trama, in quanto questo personaggio appartiene tecnicamente al Team Flare, ed il suo obiettivo è quello di sconfiggere ogni mega evoluzione del pianeta, rendendolo un allenatore disposto a viaggiare, e quindi con un ruolo pressoché centrale all'interno di un'ipotetica nuova trama. Il mio apprezzamento per questo personaggio penso di averlo già mostrato in video precedenti e penso di poter affermare che si tratti del mio preferito in assoluto all'interno dell'anime, per la sua personalità e la storia che si trova dietro la sua apparente meschinità. Sotto questo punto di vista mi ricorda moltissimo Silver, rivale di Gold, e ho proprio pensato che i due andrebbero davvero d'accordo come amici, in quanto hanno molto in comune e probabilmente possono capirsi a vicenda. Ecco perché li vedrei bene come ipotetica coppia da affrontare all'albero lotta, o comunque legati in un qualche modo all'interno della trama. C'è da considerare anche che Paul è un allenatore viaggiatore che ha conquistato le medaglie di Kanto, Johto, Hoenn e Sinnoh, quindi un suo viaggio ulteriore non dovrebbe di certo stupirci, in quanto il rivale di Ash è spinto dal desiderio di vittoria e diventare sempre più forte e ad ottenere più medaglie possibili. Insultatemi, datemi del mainstream dello scontato, ma io pretendo che Ash entri perlomeno nel terzo titolo di settima generazione. Perché? Perché è stato inserito il suo Greninja nella demo di Sole e Luna e quindi l'allenatore di Biancavilla deve fare la sua comparsa nel gioco. Non per forza centrale, ma deve esserci. Ecco perché, nonostante non sia il mio personaggio preferito, merita di trovarsi in cima a questa particolare classifica.
Quando Game Freak annunciò la presenza del Greninja di Ash all'interno dei giochi Pokémon, il mio primo pensiero fu quello di sperare che questo non rappresentasse puro fanservice per gli amanti dell'anime, ma che questo Pokémon potesse avere una certa importanza insieme al suo allenatore originale. Questo purtroppo non è accaduto, ma io continuerò a sperare che un giorno Ash entrerà in qualche modo nei giochi, tramite qualche quest secondaria oppure implicato in una trama più fitta. Bene ragazzi, il video può dichiararsi concluso, io spero che vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, fatemi sapere se c'è un particolare personaggio che vorreste vedere all'interno dei giochi Pokémon e premete la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed e passate ai social in descrizione per rimanere invece sempre aggiornati sulla mia attività extra youtubiana, se così si può dire, non lo so. In ogni caso, noi ci becchiamo in un prossimo video!